Ehi gruppo, ciao da Dottor Palmas, Ciao, ciao a tutti. ciao, Oggi ciao. riprendono le lezioni SOS University, che sono quelle lezioni di approfondimento dove si parla di denti, impianti, disastri e incidenti, insomma, che avvengono anche in alcuni studi dentistici. Oggi parleremo di un argomento che secondo me è la base poi di tutto, che è l'argomento più importante che molti, non solo dentisti, ma anche medici, dovrebbero avere più a cuore, ovvero come inquadrare, il problema del paziente in un quadro più generale. Perché se tu guardi solamente, l'albero, invece che guardare la foresta, rischi o di curare il paziente a metà o di curarlo in maniera troppo estesa e non prevedere invece poi quello che sarà nei prossimi 20-30 anni. E quindi quello di cui parliamo oggi, che è un argomento di introduzione poi a un nuovo capitolo che sto sviluppando proprio di come curare un paziente in maniera più larga, quindi con visione più larga, che vedremo snocciolato le prossime settimane. Altra cosa, ci sono dei voli, ripeto, che stanno, già ve l'avrà fatto sapere Dumitrizza o caricherà più avanti il video che vi avvisa, connessioni anche da Torino, Treviso e Roma ora per Natale. Natale e Capodanno ci saranno, quindi quei pazienti che erano bloccati, tenete a mente quel periodo perché potrete, insomma, curarvi in un periodo buono. Poi uno torna a casa, se deve fare l'isolamento fiduciario lo fa sotto le feste. O i primi di gennaio. Quello di cui parliamo quindi oggi è i pack di terapia, io li ho chiamati così, ovvero le terapie che noi andiamo a fare, come vengono categorizzate. Noi abbiamo individuato tre pack, ovvero un pack per visi, parliamo di riabilitazioni complete, ovvero quel genere di pazienti che hanno, diciamo, perduto completamente i denti. Questi pazienti che hanno perduto completamente i denti, faccio partire anche qua nel frattempo il computer, quei pazienti che hanno perduto completamente i denti hanno bisogno, di ristabilire completamente la masticazione su impianti dentali. Ci sono anche un'altra categoria di pazienti e sono quelli che hanno ancora radici naturali. Di quelli non parlerò, okay? Perché noi, ci occupiamo principalmente di casi più gravi. Casi veramente di chirurgia avanzata, delle volte ci troviamo casi come questo che vedete a monitor, dove dobbiamo oltre a rimettere impianti anche togliere tutti gli impianti che ci sono. Quindi si parla di chirurgie terziarie, maxillofaciali. Ci sono invece casi poco più semplici, dove comunque sono complessi, bisogna togliere tutti i denti, tutte le radici e rimettere tutti i denti artificiali, quella che io chiamo la bocca bionica, su alcuni impianti dentali. Non si mette mai un impianto, un dente, un impianto, un dente. Si mettono un tot di impianti minimi per avere stabilità, meglio ancora se sono un po' di più di quelli minimi, perché se devono durare in bocca 30 anni, quindi il discorso che facevo prima di vedere largo, ci potrà essere la possibilità che qualche impianto si perde in 30 anni. Per onde evitare di dover rifare tutto il lavoro, si svita via quell'impianto e si continua col resto. È come gli autoarticolati che magari hanno 12 ruote. Ok, se una va a terra, comunque riesce a arrivare alla meta, l'autoarticolato. Lo stesso bisogna pensare con la bocca bionica, bisogna prevedere quello che potrebbe accadere. E quando si, programma la terapia da fare sul paziente, bisogna prima di tutto inquadrare il tipo di problema del paziente. Come gli autoarticolati, i nostri visi possono essere più o meno grandi. Possono essere autoarticolati che devono trasportare 20 tonnellate di materiali, come dei piccoli autoarticolati che ne devono trasportare 5. Le cose cambiano enormemente. Ci sono visi, facce di persone, bocche piccole, ok? Visi grandi. Visi grandi, persona alta 2 metri, per esempio, una persona che pesa più di 100 kg, bella massiccia, che sviluppano molto più forza magari di un viso di una donna, come mia madre, bassottina, 1,50 m,
viso neanche small X, extra small XS. E lì andare a mettere 8 impianti in una, su mia madre, vedi solo gli impianti, non vedi più mia madre, ok? Come questa foto che c'è qua a schermo. È importante andare a inquadrare, perché a distanza, quando ci mandano la radiografia i pazienti, noi non vediamo esattamente la dimensione del viso del paziente, anche se ci manda la foto, un selfie, noi non sappiamo esattamente qual è la stazza del paziente, l'importanza delle forze che sviluppa. Quando facciamo la visita, la prima cosa che i medici guardano qua da noi, i chirurghi, è la tipologia di facce e di mascelle. Se ci troviamo di fronte una bocca robusta, larga, con entrambi i mascellari molto larghi, lì prevediamo di mettere 8 impianti dentali. Se invece un viso più piccolo, 6 impianti vanno bene, se extra small, più di 4 non riesci a metterne. 6 si riescono a mettere delle volte ed è meglio. Però mettere anche solo 4 impianti, molti medici fanno all on four, su persone di stazza enorme, ma quello spacca tutto, rompe tutto dopo con 4 soli impianti, perché la protesi, essendo quindi un'arcata molto larga, e io vado su un'arcata larga, quindi da ricostruire, a mettere un impianto qua, uno qua e uno qua, ma c'ho distanze per esempio di 6 cm da un impianto all'altro, qua fletterà e c'è il rischio di rottura della protesi. È meglio invece prevedere di spostare un po' più avanti questi impianti e mettere un intermezzo qua di 2 impianti dentali ancora e andare a sopportare meglio il carico. Su un viso small invece ci possono andare dai 4 impianti ai 6 impianti. Ok, quindi la domanda che ci fanno spesso è: quanti impianti devo mettere? Dipende dalla tipologia di viso e soprattutto dipende anche dalle condizioni dell'osso e dipende anche da come le ossa stanno tra loro, perché dovete anche ricordare che una pentola col coperchio, no, la nostra bocca, c'è la parte di sopra e la parte di sotto, ma non sempre coincidono le cose. Tre volte ne hai una trofica e una larga. E quindi se vai su quella larga a mettere gli impianti molto dietro, ti ritroverai che gli impianti sotto sono qua, ma sopra, che l'arcata era piccola, sono in qua. E quindi i denti qua sopra fletteranno quando mastica. Quindi in questi casi è meglio mettere gli impianti più avanti, fare un'arcata più piccola, di modo che combacia meglio con quella di sopra. Quindi dobbiamo anche, dalla panoramica, non vediamo tutte queste cose. E delle volte neanche dall'attacco 3D, lo vediamo proprio parlando col paziente, guardando la bocca, in dinamica, vedendo se ci sono delle criticità. E più delle volte le criticità saltano fuori durante il periodo dei provvisori. Quando vediamo che si rompono i provvisori, che ci sono scheggiature, denti che si rompono, quello è il campanello d'allarme che ci deve far riverificare il caso e capire se c'è qualcosa di sbagliato. Altra cosa, dipende anche dall'osso che si è riassorbito, che il paziente ha perduto, perché se lui, il paziente, perde molto osso, abbiamo molto spazio per creare i denti artificiali, ma se invece ha perduto poco spazio e il viso è piccolo, abbiamo poco campo di gioco per andare a mixare i materiali tra loro per ricostruire i denti. E anche quella è una criticità, perché se non abbiamo molto spazio, il limite di flessione dei materiali è molto più facile superarlo e quindi romperli in bocche che sono completamente artificiali, che non hanno sensibilità, quindi quando mastichi con la bocca artificiale non senti il capello tra i denti, okay? Con i denti naturali sì, con la bocca bionica no. Questo, le altre tipologie di arcate sono le arcate maxillofaciali, le chirurgie maxillofaciali, dove si usano degli impianti diversi, si arriva sempre alla arcata fissa su impianti dentali, ma con una categoria di impianti diversi, che sono gli impianti nasali, zigomatici e pterigoidei. Non so se li avete mai sentiti questi impianti, sono degli impianti appunto non convenzionali, che si usano in casi non convenzionali, estremi, dove non c'è più l'osso in grado di mantenere gli impianti.
Ci sono dei casi in cui il paziente non può più mettere osso, e li vedremo dopo con una piccola esercitazione che facciamo insieme. Ho preparato qua una quindicina di radiografie. Le apriamo e facciamo un'analisi di queste radiografie. Uscirete da qua e anche voi sapete inquadrare più o meno chi deve fare che cosa. Non è così complicato, basta un po' di senso pratico e capire quali sono i limiti da guardare. Vi schematizzo una mascella qua, così avete già una prima infarinatura delle cose appunto da guardare quando dovete capire che tipo di terapie fare. La mascella superiore, la nostra mascella superiore, meglio se uso anzi un altro colore, vediamo col blu. Il blu non è tenue, andiamo con questo, con il verde che è un pochino più forte. La mascella superiore ha dei vuoti che si chiamano appunto i seni mascellari e poi qua c'è la cavità nasale, no? Come disegnano i teschi, cioè abbiamo i vuoti del naso qua e sotto gli zigomi degli altri vuoti. Quando noi, e poi sotto chiaramente c'è la mascella inferiore che si chiama mandibola, dove anche qua c'erano i denti. Quando si perdono i denti si perde anche osso. Se il viso era piccolo, siamo in questa categoria di trattamenti. Se è un viso grande, siamo in questa categoria di trattamenti, ma in realtà potremmo essere ancora o qui o qua, per i motivi che vi ho detto prima. Se abbiamo molto osso e la mascella è grande, quindi abbiamo un viso large, c'è molto osso, non aveva impianti dentali, noi possiamo andare a posizionare qua nella bocca fino a 8 impianti dentali. 4 da una parte e 4 dall'altra parte. Su di questi 4 impianti dentali si va poi a posizionare un'arcata di quanti denti, se il viso sarà grande. Large 14 denti, ma se un viso è piccolino, 12 sono più che sufficienti. Quindi, se questo è un viso, per esempio, small, questi impianti sono troppi. Vado a creare in realtà un'arcata small, un po' più piccola, con 12 denti. Se io vado a mettere 14 denti in un'arcata small, c'è il rischio o che non siano supportati dietro, che non ci stanno e si creano dei sottosquadri dove si incastra cibo. Quindi in teoria sì, li posso mettere, però è troppo invasiva e gli si incastra il cibo dietro alla protesi. E se si incastra il cibo poi per anni dietro alla protesi, perde gli impianti, si infiammano le gengive. Quindi un'altra caratteristica delle protesi è che è vero che devono andare a coprire tutta l'arcata. Ma in queste zone posteriori, qua, se vado troppo in fondo, il paziente qua non riesce a pulire tutti i giorni, 3 volte al giorno. Quindi devono essere anche facilmente autodetergibili, le protesi, parlando con la saliva e la lingua, si puliscono, si levano i pezzi di cibo, è facile da pulire dalla mano del paziente. Se io metto i denti troppo in fondo, il paziente non riesce ad arrivare, anche se ci sono degli speciali attrezzi, che vi faccio vedere qua, che vi faranno vedere le ragazze, che servono per pulire le protesi in quelle zone, come per esempio questo spazzolino a becco di flauto, oppure questo altro che c'ha proprio un inserto piegato e serve per andare proprio in quelle zone posteriori. Quanti li usano poi tutti i giorni, 3 volte al giorno? Pochi, troppo pochi. Troppo pochi, e quindi se uno deve tenere quella protesi in bocca per tanti anni, decine di anni, va previsto che la protesi deve essere, e questa è una cosa che abbiamo imparato anche noi negli anni, quando ci tornava al paziente la vedevamo sporca la protesi. La protesi deve essere facile da pulire, perché avete dentro alla bocca un qualcosa di fisso che non si toglie poi se non lo svita il dentista. Quindi in un ambiente sporco, pieno di batteri, mettiamo qualcosa di fisso che non si toglie. Deve essere facile da fare la manutenzione per il paziente. Questo caso small o large è il caso di un paziente che ha molto osso, vi ho detto prima. Ci sono però alcuni casi in cui l'osso non è a questo livello,
ma è un osso riassorbito perché il paziente ha avuto per esempio la piorrea per tanti anni e l'osso si è avvicinato alla parte dei vuoti, i seni mascellari. Qui gli impianti non si mettono a meno che non ricostruisco l'osso e allora si adotta che cosa? La tecnica Holon 6 oppure Holon 4 se è un viso proprio piccolo piccolo piccolo, però sempre meglio se no mettere almeno 6 impianti, così se uno di questi mi fallisce comunque sta sempre in piedi, lavoro come dicevo prima. Questa tecnica Holon 6 su visi molto grandi non va bene, perché risulterebbero troppo pochi, come vi ho anticipato prima, gli impianti per arrivare sino ai secondi molari, 14 denti. Ci sono alcuni casi in cui si può fare un dente a sbalzo, però è sempre rischioso, c'è il rischio che si spezza quello, l'ultimo. Sempre meglio che gli ultimi denti siano supportati da impianti dentali. Non facciamo balconi, se no c'è il rischio che se uno mastica qualcosa di troppo duro, può capitare in 30 anni che mastichi qualcosa di duro, a me è capitato svariate volte. E se lì non c'era l'impianto sotto c'era il rischio poi che si rompesse qualcosa. È sempre meglio far finire gli impianti, ma non è una regola, nel senso è meglio, ma non è obbligatorio, anzi il protocollo internazionale prevede che puoi andare fino a 2 denti in estensione. Noi non lo facciamo o cerchiamo di farlo il meno possibile, in rarissimi casi, dove proprio il paziente non vuole ricostruire l'osso, eccetera. Se è un viso grande, ok, e abbiamo bisogno di mettere però più impianti, allora in questi casi prevediamo qui dietro di ricostruire l'osso, quindi la ricostruzione ossea e mettere impianti qua che non sono inclinati ma sono dritti con l'osso ricostruito. E si fa quello che si chiama il grande rialzo del seno mascellare. Chi di voi conosce questa tecnica, ovvero la ricostruzione ossea? Si fa la ricostruzione ossea, delle volte la facciamo, ci sono altri casi in cui la facciamo la ricostruzione ossea in cui è un viso small, quando il seno mascellare è molto anteriore, ovvero quando questo vuoto va molto avanti verso il naso, allora qua dobbiamo ricostruire questa parte di osso e mettere l'impianto qua che trapassa la cavità. Ok, ci sono anche questi casi in cui oltre a essere piccola la mascella anche è vuota la mascella, allora lì dobbiamo fare questi tipi di impianti che sconfinano sulla chirurgia maxillofaciale, perché sono, si chiamano questi impianti nasali. Ci sono poi altri casi sempre di mascelle grandi dove ricostruire però l'osso non ha tanto senso, e sono quei casi in cui dietro ha perduto molto osso e l'osso ritirandosi è andato verso l'alto. Qui c'è poco osso, vedremo dopo delle radiografie come questa, e voi direste vabbè basta ricostruire qua l'osso e mettere gli impianti qua dietro. Ok, questa è sbagliato. Questo è sbagliato perché poi i denti sarebbero troppo lunghi, sarebbero persino più lunghi della lunghezza dell'impianto. È come una barca con la vela lunga alta 40 metri e la pinnetta di 2 metri, si rovescia. Questo è una di quelle cose importanti, che se tu in maniera cieca guardi solamente la lastra, dici qua devi ricostruire l'osso. No, guarda bene la bocca, guarda la stazza del paziente e dimmi se quella pinna regge il vento, quella che vuoi mettere qui su. Perché a questo punto capirai che casi come questo, con viso large e con poco osso, in più l'osso riassorbito verso l'alto, sono casi da impianti zigomatici, maxillofaciale, o impianti pterigoidei che si mettono qua dietro, delle volte uniti a impianti nasali. Si mettono degli impianti più lunghi, quindi si fa la pinna più lunga alla barca. Ok. Chiudo la diretta qua Facebook e la troverete registrata.